Ma era bello, bello davvero, inviare i matti numero 0. Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti, mi avete beccato mentre pulivo il cerchio anteriore della mia VR, che vedete comodamente qua alle mie spalle. È una cosa impressionante innanzitutto la sua leggerezza. Con il mignolo, guardate, non faccio nessuna fatica a palleggiarlo. È realizzato anche questo, come si evince dal marchio VR in bella vista sul cerchio, è realizzata anche questo in Italia, realizzato da VR Composite a Bergamo, quindi sia la bicicletta che le sue ruote, ma poi vedremo in altri video anche altri componenti della bicicletta, sono tutti realizzati in Italia. E poi vi parlerò anche di come è allestita questa ruota, vi parlerò del cerchio, vi parlerò del copertone, vi parlerò del disco e vi parlerò anche del mozzo. Perché qua dentro c'è molta Italia ed è uno dei tanti motivi per cui ho deciso di prendere questa bicicletta. Mentre pulivo questo cerchio, mi sono accorto di quanto sia bella questa rifinitura, in particolare questa del mio cerchio è una rifinitura lucida. Come vedete, mette in risalto le fibre che costituiscono e determinano il cerchio e ovviamente qua in bella vista si trova e campeggia il logo VR. Ma per tutti coloro che decidano di magari di avere una personalizzazione diversa del cerchio, possono comunque scegliere magari una rifinitura opaca, e in questo caso non si avrebbero le fibre in bella vista, oppure chi vuole magari un cerchio un pochino più modesto potrebbe decidere anche di non voler esporre il logo VR e avere un cerchio, diciamo, full carbon, senza la parte verniciata del logo VR, che a me tra l'altro piace tantissimo. Adesso con i miei potenti mezzi, grazie all'aiuto di un calibro delle scuole superiori, andrò a misurare l'altezza di questo cerchio. Facciamolo ovviamente nel modo più preciso possibile. Siamo sui 45 mm, non so se si riesce a notare. Comunque fidatevi, ha un'altezza di 45 mm, che lo rende un cerchio a profilo aerodinamico, medio profilo, media altezza aerodinamica. Questo ovviamente aiuta moltissimo una bicicletta che ha un telaio con spiccate caratteristiche aerodinamiche a fendere meglio l'aria. Questo cerchio è coadiuvato nella riduzione del CX anche dal profilo dei raggi, di cui vi parlerò dopo. In particolare, questo cerchio può ospitare una copertura che va addirittura a 28 mm. Questo determina ovviamente molto comfort per il ciclista che può pedalare con un battistrada la cui sezione, la cui impronta a terra è molto ampia. Questo ovviamente aumenta notevolmente il comfort della pedalata. Ad ogni modo si possono montare pneumatici da 25 o da 23 mm per aumentare ancora di più la performance. Adesso voglio parlarvi del mozzo. Eccolo qui, ve lo porto a favore di telecamera. Guardiamo se si vede. Ok, si dovrebbe vedere, è un Carbon T. Carbon T, perché si intende di cerchi, perché si intende di Made in Italy, sa che è un'azienda top di gamma che produce accessori come mozzi per biciclette di alta gamma, un'azienda italiana della provincia di Brescia. Ed oltre ad essere molto bello, adesso ve lo faccio vedere un pochino più da vicino, ma la vera particolarità di questo mozzo è al suo interno, monta cuscinetti ceramici SKF, quindi sono davvero il meglio che la tecnologia offre, e la cremagliera, non so se siete esperti di metalli a vista, è in titanio. Quindi è un mozzo che secondo me calza a pennello su questa bicicletta e rende questi cerchi ancora più efficienti di quanto in realtà si possa apprezzare soltanto alla vista. Parlavamo dei raggi che conferiscono struttura portante al cerchio, in quanto distribuiscono le forze sul mozzo. Ma oltre alla componente meccanica che non è da sottovalutare, questi raggi hanno anche una valenza. Guardate, non so se si vede, ve lo faccio vedere più da vicino, non so se si vede il loro profilo. È un profilo, come dicevo, a sezione rettangolare, il che li porta ad essere molto efficienti da un punto di vista aerodinamico, e per tutti coloro che vogliono dalle ruote un mezzo che li aiuti ad
essere più scorrevoli, ad essere più veloce, ad abbattere notevolmente il CX, questo cerchio con questi raggi, e anche i raggi, indovinate un po', sono prodotti dalla Alpina Raggi, che è un'azienda italiana. Questo modello di raggio in particolare si chiama Iper ed è uno dei loro modelli più belli e ovviamente più efficienti dal punto di vista aerodinamico. Infine, ma non per questo meno importante, il disco della Breaking, disco in acciaio. La Breaking è un'azienda che ha una conoscenza, un know-how molto alto nel mondo delle corse, un disco altamente performante che dà una frenata, e ve l'assicuro perché l'ho provato, dà una frenata sicura, modulabile. E in caso di frenata brusca, questo disco fa al 100% il suo lavoro. Quanto riguarda invece il tubolare che monta questo cerchio, monta un tubolare Elite S3, 25 mm, con battistrada direi prevalentemente liscio, leggermente più ruvido alle estremità per aumentare la tenuta in curva. Tutto sommato questo è un disco veramente incredibile, si nota innanzitutto la sua leggerezza prendendolo in mano, ma si nota anche molto la sua bellezza dalla rifinitura lucida che a me fa impazzire con questa verniciatura dove campeggia a grandi caratteri il logo VR e infine il richiamo ancora una volta al Made in Italy, esattamente qua dove si trova la valvola di gonfiaggio. Per non parlare poi del mozzo Made in Italy, il disco di derivazione del Racing, insomma ragazzi, questo è un oggetto da urlo che vi consiglio, nel qual caso cerchiate delle ruote ad alte prestazioni, ovviamente Made in Italy. Bene ragazzi, direi che è tutto, io sistemo il cerchio anteriore, smonto anche l'altro e gli do una bella pulita. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e alla prossima, ciao!